Carbone contro Micillo, dagli 11 metri. Amendolia invita l'arbitro, il portiere a lasciare il posto ed è Carbone, va a segno. Prima rete realizzata dal Torino. Adesso è la volta di Zoppo per la Juventus. Zoppo contro Perrone. Ed è Zoppo per la Juventus che va a battere la massima punizione. Ed è rete anche da parte di Zoppo. Gran botta di sinistro, nulla da fare per Perrone. Adesso è la volta di Baggio per il Torino. Parte Baggio e nonostante il tuffo di Micillo la palla finisce in rete. 2-1 quindi, toccherà adesso alla Juventus che manda Giampaolo, se non andò tra i pali Perrone. E segna portando a 3 le reti del Torino, quindi per il Torino hanno segnato Carbone, Baggio e Mezzanotti, per la Juventus che adesso manda a tirare il suo quarto rigore. L'arbitro su segnalazione di Perrone indica che il pallone deve essere arretrato. Parte e para ancora una volta. E para ancora una volta il bravo Perrone. Due parate di Perrone. Se realizzerà Carlone sarà del tutto inutile far battere l'altro tiro. Ed è palo! La suspense continua. È incredibile, coglie il palo Carlone e quindi la Juventus ha la possibilità di proseguire. Avete visto, ha colto numero 14, Pasino. Se Pasino dovesse sbagliare, sarebbe comunque il Torino il vincitore. Attendiamo quindi con ansia il tiro dello Juventino Pasino.